a picco sulla Val d'Adige. Andrò a posto. Ciao ragazzi. Ciao freschi della Cappateca, finalmente oggi, torniamo insieme. Oggi sono con la mia dolce metà, quel Giglio. E allora, oggi siamo sul Baldo. Allora, di preciso, questa è la strada asfaltata, che da Ferrara di Montebaldo sale verso Novezza, Novezzina. Infatti, come vedete, siamo sotto le creste del Baldo. Da là si intravedono i tornanti del sentiero che scende appena sotto il telegrafo, e oggi andiamo a fare una discesa molto impegnativa, molto tecnica, molto difficile, che da qui scende giù verso la Val d'Adige, che è dalla parte opposta. E la prima parte la discesa è divisa in due tronconi, diciamo. La prima arriva fino a Pian di Festa, da lì c'è da fare un leggerissimo trasferimento in falso piano, e dopo il sentiero ricomincia a scendere giù in Val d'Adige e arriviamo a Rivalta, per la precisione. Il Giglio non l'ha mai fatto, come al solito. Lo mandiamo avanti che sarà da divertirsi. Partiamo. Pugnito porta soldi, come sempre. Allora, adesso passiamo qui dalla baita degli Alpini, lì a destra c'è il cancelletto. Appunto, come io l'ho fatto una volta, e come dicevo il Giglio, appunto è un sentiero che sarebbe il CAI 660, e è un sentiero con chiaramente classico fondo del Baldo, quindi roccia, tanta roccia, un po' smossa, ma la maggior parte lastre e roccioni, qualche passaggio bello tecnico, e soprattutto sulla seconda parte tornanti stretti e pendenza che si fa più pronunciata. Dritto. Esatto, lì c'è il segnavia. Oggi ci sono un po' di foglie, siamo al 31, oggi è il 31 ottobre, e guardate, siamo praticamente in tenuta estiva. Speriamo che non ci siano troppe foglie che infastidiscono. Esatto, non penso che... Speriamo che sia l'ultimo anno che ci sia 30 gradi a Halloween, devo dire che la cosa non va mica bene. Un po' di foliage, però nella parte più bassa dovrebbe essere meno. Mano a mano che scendiamo, parte un po' più scorrevole, diciamo, inizio. Diciamo che i video con il foliage sono abbastanza, falsano un po' il fondo del sentiero, però bisogna accontentarsi. È un giro che avevo in mente di fare per tutta quell'estate, però non siamo riusciti a cascarci dentro, e oggi invece l'abbiamo approfittato di questa giornata dal tepore estivo. Esatto, adesso da qua ci dovrebbe essere, vediamo, il punto panoramico. Allora, da qua
qua, qua c'è il punto panoramico, guarda. Qua vale la pena, esatto. Sì, perché dopo il sentiero, quello che si divide per adesso fino a Pian di Festa, il sentiero era uguale sia per quello che va giù a Rivalta sia per quello che va giù a Brentino. E dopo appunto a Pian di Festa i due sentieri si dividono. Questa prima parte è uguale. Qua c'è il punto panoramico, che siamo proprio a picco sulla Val d'Adige. Qua bisogna stare attenti a non volare di sotto. Guardate che spettacolo. Guardate che bella l'autostrada. Eh sì, eh. Bene, momento ricreativo passato, finito. E adesso incomincia la parte, quella un po' più tecnica. Comincia il sentiero 660, quello lì l'ha segnato, bello. Segno via. Vai Giglio, stupiscici. Scusa, secondo, hai visto? Non guardare giù. Infatti, tu cazzo, c'è la staccionata, come mai? Oi là. Qua sei, esatto. Se ti capoti qua, c'è un deltaplano, diciamo. Anche perché quei quattro bastoni marsi, che penso che se caschi addosso con la bici, non so quanto tengano. Ecco, qua ci sono già delle piante paracadute, dai. Di qua. Comincia il divertimento. Le rocce si vedono abbastanza bene, non sono coperte dalle foglie. Poi vedi sti passaggi qua, belli stretti. Sì, un po' ti dà. Ah no, qua devo passare alto. Ah, sono incappellato qui. Esatto, era qua che c'era il passaggio. È lì. E lì devi lasciare la cuore bene e accompagnarla.
Questo secondo me, io mi sono incartato là in mezzo ai sassi, quelli stretti. Qua devi, ma io comunque, diciamo, stiamo a vedere il passaggio, che sì, se arrivi qua, passi da lì, dai, tutto sommato la molli, e che dopo vedi c'è questa roccia qua che o passi da lì, perché se dopo vieni giù qua devi no, tenere, devi no, stare. La prendi di taglio, per cui sì. Perché non sapevo mica che cazzo c'era sotto, però. No, no, metti che comunque dai, alla fine. Vai alto. È un gradone tanto così. A parte che secondo me questo è l'unico passaggio veramente rognoso. Dove? Qua comunque. Perché da qua non puoi passare. La fai accompagnare anche qui comunque. Cioè, la sì, sì. Vai giù, non so se per la qua. E neanche io mi ricordo, sono arrivato qua, ho puntato là. E peccato perché arrivi qua che c'è un po' delle rocce che disturbano. Però tutto sommato, ecco questo. Beh, girare intorno non ce la fai. No, no. Devi arrivare da lì e stare. Qua sono chiori qui? No, no, no. Qua non... Ma sono arrivato lì, ho iniziato a guardare. Dove no, che magari arrivi da qua, forse se no anche potresti accompagnarla qua così, però te guardi tanto, cioè arrivi qua, devi. Guardi giù, Forse secondo me è meglio stare no, lì, che è una bella via di fuga. Ah, zio, sapevo che mi avresti stupito. E questo era l'unico passaggio, secondo me, brutto brutto. Cioè, dove un po' si rischia magari, no? Dopo il resto sì, sono passaggi tecnici, roccioni, però niente di esasperato, ecco. Da quello che mi ricordo, Ma questo è proprio quello che mi è rimasto impresso, vedi, dici cazzo, gazzo. Dopo è mai cantare vittoria, però. Vai, vai, vai. Facciamo proprio dei bei, delle belle rocce spigolose. Lì sì. Adesso qua non ricordo se c'era degli altri passaggi croccanti o si spianava un attimo. No, dai, adesso qua c'è la forestale che va giù pian di festa. E adesso noi scendi da qua. Scendi, però non mollarla tutto, perché adesso non mi ricordo se c'era un taglio. Sembra che adesso qua dopo la curva dobbiamo ancora arrivare a pian di festa. Qua, eccolo. E alla fine questo è un taglio che si ricollega sempre giù. Mortale quel tronchetto della felicità lì che usciva. Sembra terreno estivo, c'è proprio la. Terreno estivo, proprio quella polverina. Quella polverina magica. Qua è un po' più smossa la situazione. Ma qua passaggi non ce ne sono. Eccolo, sassoni, eccolo!
se prosegui. Adesso siamo sopra piano di festa. E qui volendo, giù dalla Val d'Adige, c'è una salita che viene su la strada forestale, così che viene su da a piano di festa, che sale da qua, però è una salita micidiale, è mortale, sì. Ma metti, vedi, com'è con la bici elettrica, vieni su dal drittone lì che in un attimo sei su. Esatto, questo qua è quello che ti dicevo, che c'è il bivio. Bivio 74. Esatto, questo qua è quello che va giù a, a Belluno. Vedi, adesso noi qua siamo a pian di festa. Mica 4 ore e 20 ti avrei ripetuto. Vabbè. Vedi, e qua c'è il cartello che chiama Rivalta, giù da lì. Galleria Militari. Noi andiamo verso? In Rivalta. Sentiero 660, quello là. Esatto, altrimenti dice quell'altro sentiero che va giù verso Brentino, che anche quello, quello lì ho fatto una volta, che è molto più, questo qua è proprio, va giù dritto, quell'altro invece va giù più di costo, e è più, anche lì è tanta roccia, tanto sommosso, però più scorrevole, meno passaggio, cioè c'era un passaggio tecnico un po' mai cagato, sei proprio così introcolato in mezzo alle rocce. Sì, anche perché quando interpretanti c'è lì, hai la vita pure che puoi stare alto e vai. Per forza se ti infili in mezzo, che ti incastri, esatto. E quello però insomma era un po' più semplice di questo qua, era più scorrevole. Questo invece ha passaggi tecnici e pendenza e tornanti stretti. Eccoci qua. Qualcuno ha fatto un po' di pulizia, siamo stati così fortunati. Vedete da qui, dalla strada principale, qua c'è la segnavia 660 che si stacca e incomincia a scendere giù a picco sulla Val d'Adige. Questo qua c'è un despugliatore, ma è veramente andato a pulire il sentiero qua sotto. Bello. Bello. E qua appunto è roccia, qualche tornantino stretto a gomito come piace a te, quindi dai spettacolo, mi raccomando. E qualche passaggio tecnico qua e là. L'ultimo sito aveva già dato abbastanza spettacolo. Ecco, non quel spettacolo. Succede? Ma puoi lasciarla anche chiusa se vuoi, uno come te, Giglio. A metà, mezza via. Più che altro che qua magari ci sono i sassi sulle curve e è fatica a puntare la ruota forse. Ma è un moschino. Vai. Ti ho mangiato un moschino. Eccolo. Vedi che c'era chi puliva. Grande diamo. No, non mi ha visto però.
e tirerà sulla testa. Grazie mille. Ciao, grazie. Oh, è bravo, manco mai che qualcuno che netta ogni tanto, grande. Ciao. Ciao. Viene fusso di gente così. Andiamo, giorno di festa, viene qua a nettare il sentiero, andiamo. Un altro qua. Bravi, grazie. No, dai. Sento cosa ha detto? Sì, dopo ci pensate voi a rovinarli. Porca Dio, che... Oh, oh. Madonna mia, oh, che fastidiosi. Qua, esatto, qua ti dicevo dove c'era il drop, vedi? Qua devi arrivare andante da lì. Qua vedi, o ci giri intorno. È carino, sì, sì, guarda qua il droppito. Perché te lo trovi così all'improvviso. Infatti anche io non mi ricordavo dove era. Però qua alla fine vedi, arrivi, tac, salti giù, dai che lo facciamo. Poi andiamo in corsa da là, se no altrimenti ci giri intorno da lì. Drop pozzo, ci sono! Ci sono! Un attimo, ho avuto un problema con la GoPro, tutto risolto. Vai, riparti, Giulia. Avanti tutta. Peccato un po' spezzato il ritmo questa pausa. Erba fina. Di roccia naturale. Anche qui potete allenare a fare uno espresso, se no anche a chiuderli semplicemente strisciando la bici si riesce. No, qua mi sono incappellato. È quasi. Questo forse che. Esatto, che quelle a destra sono un po' più le mie curve. E qua? Ah, cavolo, si è passato da qua sopra, è vero? Ma ci sei passato da qua? No. Ah, ti sei infilato, no? Cazzo, qua bisognava passare. Stando sopra alti lì. Oddio, però sai anche vedere un passaggio così dove non vedi cosa c'è dall'altra parte. Dopo quando ci sei vedi, ma. Quel senno di poi. E lì cazzo ti vai a incastrare proprio.
Via, 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 via. Eh sì. Anche perché io con sto bisonte qua non ho tutto, si dice, la biciclettina qua, non è che posso tanto stare lì a pensare sui sassi, devo lasciarla andare perché se mi impunta. Quello lì mi sa che era l'altro passaggio un po' rognoso che ricordavo che ci fosse. Eh sì. Ho mangiato un altro moschino. E qua, ciao. E lì a stare interni. Sono infognato. Qua da stare qua così. Risposta a sto sassetto qua. No, no, fermati. Ce lo spostiamo. Andiamo di lato. Esatto, dopo dicono che le bici rovinano i sentieri. Città. Bello fisico. Forse lì devi andare via dritto? Cazzo, è uno spuntone di ferro quello lì che c'è lì in mezzo. Vacca di che brutto che è. Proprio in mezzo anche. No, non me la rischio mica, Dimo. Cioè, anche perché chiaramente lo guardi e ci vai addosso. Quel cazzo, Dimo. Allora, ce n'è uno anche qua. No, veramente c'è proprio... c'è il chiodo proprio lì in mezzo, se per sbaglio... Lo prendi così con la ruota, ciao. Oddio, sì, se ve la sentite di evitare quel chiodo lì, potete provare. Beh, non è difficile, basta venire giù dritti, passare lì e girare lì intorno, ma non so. Magari averlo fatto così alla cieca te lo rischi anche. È che dopo lo vedi, sai che c'è e basta, è lì, fine. Sicuramente, esatto, perché sai che c'è, lo guardi, il tuo corpo punta in lì. Eh sì.
secco incendiato. Era quasi più scorrevole la parte tecnica in alto, che c'era il sasso più fisso, ma che tutto secco e smosso. Io direi che qui siamo alla fine. Ma cos'è questo profumino di barbecue? Senti, oh, lo senti anche tu, vecchio? Adesso siamo arrivati qua sulla, c'è il ponte che passa sopra l'Adige. Bella. È piaciuta, bello? Bella, tanto sopra. Eh sì, così, figa. Tutta d'un fiato. Adesso dal ponte si vede da dove siamo giunti giù. E io verso la fine cominciavo a essere un po' stanchino, sai? Più che altro perché questa qua, appena la molli, no? Su questi fondi qua, prende velocità subito. Eh sì, siamo arrivata. Ecco, insomma, adesso qua siamo arrivati, appunto arrivata, lì c'è il ponticello, siamo in Val d'Adige, prendiamo la ciclabile per tornare verso Rivoli, dopo abbiamo la macchina a Caprino. Ah, sì, Rivoli, esatto. Bene, questo qua era il sentiero 6,60, buon divertimento.